Ah, che caldo, ragazzi! Questa è una giornata veramente pesante! Caldo, caldo, caldo! Sapevo che con l'arrivo dell'estate sarebbero arrivate queste temperature stellari che mi avrebbero fatto soffrire. Ora, se sto soffrendo io, immagino quanto stanno soffrendo quei piccoli cucciolini! E sapete a chi mi riferisco? Sto parlando dei miei pulcini! Dai, non dirmi che non ne avevi mai sentito parlare! Se non avete visto i precedenti video, vi faccio un piccolo riassunto. Ho adottato due pulcini e una paperella. Esatto! A cui dobbiamo trovare ancora un nome, ma dettagli voglio sceglierlo bene e quindi, insomma, aspetterò fino a quando non arriverà quell'idea geniale. Se hai un nome per me, anzi per la mia paperella, scrivilo qui sotto in un commento perché, ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. Comunque, dicevo, l'altra sera mentre stavo dormendo, anzi no, dormendo, in realtà io anche quando dormo sogno, quando sogno faccio delle pensate brillanti, e mi è venuta un'idea. Ho pensato, Vito, noi esseri umani che sentiamo caldo, che cosa facciamo di bello? Ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo in piscina, ce andiamo a rinfrescare lì. Perché non possono farlo pure gli animali? Perché anche gli animali non possono avere il loro habitat più fresco? Ed è lì che nasce il genio. Perché, ragazzi, io lo sono un genio. Un giorno vi insegnerò come si fa. Ho pensato, cari vichinghi, udite udite, di costruire la più bella piscina per paperelle di tutto il mondo. Adesso ve la mostro. I vichinghi, ho cercato questa piccola piscinetta e tutti i vari accessori in giro nei vari negozietti e alla fine sono riuscito ad allestire qualcosa di veramente molto carino. Ho pensato di mettere all'interno la mia paperella, che sicuramente quando la vedrà ci andrà a nozze! Sarà felicissima di questa cosa! Che poi quando la signora mi ha praticamente consegnato la paperella, mi ha detto che quelle cose che, diciamo, noi vediamo nei film, tipo che stanno sempre nel laghetto, non sono del tutto vere. Sì, è vero che le paperelle amano stare nel laghetto, ma stanno anche nella terraferma, quindi non è che per forza devono avere una piscina enorme. Gli basta una piccola piscinetta, almeno si rinfrescano le zampine, possono comunque rinfrescarsi il beccuccio, tipo fanno così, o con la coda, cioè io non ce l'ho, però immaginate Vito con la coda. Ho cercato questa vaschetta praticamente in tanti negozi perché nessuno aveva la vaschetta che serviva a me. Come potete vedere, questa ha il bordino basso, così i miei animaletti, che sono ancora piccoli, ci possono anche saltare sopra. Infatti, non so se riuscite a notare, ma ho messo veramente poca acqua perché i miei animaletti, essendo ancora molto piccoli, tutta questa acqua non gli farà bene. Quindi ho messo poco di acqua. Poi guardate queste decorazioni che già avevo, queste pietre colorate, sono bellissime, ragazzi. E anche queste conchiglie che avevo comprato tempo fa, adesso le abbiamo sfruttate in questo modo. Ma la chicca, ragazzi! La chicca! Queste paperelle comprate che non stanno nemmeno in piedi, guardate che roba! Cioè, perché non state in piedi? Perché? Questa addirittura sta tipo a testa in giù! Guardate! Ma che è sta roba? Io volevo delle paperelle dritte! Cioè, guardate qua! Perché stai a faccia in giù? Sei triste, amico? Questi sono i figlioletti della mia paperella, vedete? Giusto per non farla sentire sola. D'altronde, cari vichinghi, io non lascio mai niente al caso. Sto attento anche ai dettagli, quelli più precisi. Voi che ne dite, vichinghi? Gli piacerà questa piscinetta costruita apposta da me? Io sono sicuro di sì. Ma tra qualche istante lo scopriremo tutti insieme. Adesso, se volete vedere la reazione della mia paperella, mi raccomando, spolliciate qui sotto come i vichinghi. Non fatelo per me, ma fatelo per le paperelle di gomma. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto e se volete essere dei veri paperelli pure voi. Ma non era vichinghi? Eccoci giunti qui con la mia amica papera. Guardate come sfreccia. E guardate come sfreccia quello piccolo, ragazzi. È incredibile. Nel giro di qualche giorno sono cambiati veramente tantissimo. Se andate a vedere i primissimi video fatti con i miei pulcini, sono cambiati, cioè adesso sono più grandi. È pazzesco. Perché i pulcini crescono così in fretta? Il mio sogno sarebbe quello di averceli sempre tipo così piccini, che mi piacciono, sono divertenti. Solo le zanzare, che odio, rimangono sempre della stessa misura. Maledette. Guardate come sfrecciano, ragazzi. No, non state andando alle corse, ragazzi. Che fate? Sfrecciate. Ho una sorpresa per voi. Paperella, ho una sorpresa per te. Ciao, piccolina. Come stai? Ciao, piccino. Comunque, ragazzi, è incredibile. Guardate, quello piccolo è praticamente cresciuto. Si mangiano delle foglie secche e gli piacciono veramente tanto. Guardate che roba. Ciao, paperella.
La cosa bella è che sono amici, hanno fondato la gang delle piume. È arrivato il momento di fare sul serio. Adesso vedremo se i nostri piccioni reagiranno bene alla piscinetta. Ragazzi, guardate che roba, guardate che spettacolo, ragazzi. Ma perché? Che? Ti sei fiondata? Ragazzi, ha subito capito che la piscina è qualcosa di qualità. Probabilmente ha visto i fratellini, guardate, che stanno annegando. Salvali, paperella. Ragazzi, io non vi capisco. Avete qui una bella piscina, guardate che bella. E ve ne state lì. Avvicinatevi nella piscina. Dai, correte nella piscina. Dove andate? Pio, pio. Cioè, ragazzi, io non capisco. Che stanno facendo? Ragazzi, mi sarei aspettato praticamente di tutto, tranne che la piscina mi diventava un abbeveratoio. Guardate che roba. Cioè, ma ti rendi conto, Pio? Cioè, tu stai bevendo? Che fai? Ti lamenti pure? Che, non è troppo fresca per caso l'acqua? Cioè, assurdo, questo si beve l'acqua della piscina. Ma dove si è mai detta una cosa del genere, Pio? Almeno fatti il bagno prima e poi te la bevi. Che c'è? Guardate, ragazzi, guardate Pio come beve. Che c'è? Oh, ma che fai, paperella? Mi fai prendere un colpo? Beviti pure tu l'acqua, almeno, dai. Che fate? Vi fate le coccoline? Anche lei ha scoperto... Ma no, dai, non si sporca l'acqua della piscina così. Diglielo che era bella fresca e che ci stavi bevendo sopra. Guardate che bello, ragazzi, sta cercando di comunicare con me. Quella invece si sta mangiando una foglia secca. Cioè, è pazzesco, ma perché fate così? Non lo so, ragazzi, mi fa ridere sta scena. Cioè, guardate, è assurdo, è incredibile, però sono felice. Almeno a qualcosa serve la piscina. È pazzesco. Comunque dobbiamo ancora trovare un nome per la nostra paperella. Quindi mi raccomando, scrivetelo sotto nei commenti. Tu sì che sei buono. All'inizio ti avevo preso per quello più cattivo. E invece no. Secondo me sei l'unico qua che vuole fare amicizia. Pio, Pio. Guardate, ragazzi, si sta avvicinando. Incredibile, di solito scappa sempre. Finalmente un bel quadretto familiare tutto al completo. Cioè, praticamente la paperella, ragazzi, se ne frega che all'interno ci sono dei simili. Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto, paperelle? Che gli ho comprato a fare se poi non servite nemmeno a fare amicizia? E l'unico che rimane è Pio, più buono dei pulcini. Ovviamente ha sempre paura, ragazzi, perché comunque siamo esseri umani e loro ci vedono come un nemico principalmente. Però, secondo me, è tutta una questione di fiducia. Oggi questa scena mi ha commosso, perché sei l'unico che mi considera un vero amico. Non lei che appena mi avvicino... E infatti, avete visto, scappa subito. Ragazzi, a questo punto devo giocarmi il tutto per tutto. L'unica cosa che posso provare a fare è quella di prenderli e metterli all'interno della piscina. Vediamo come reagiranno, vediamo se gli piace, vediamo se non gli piace. Caspita, mi aspettavo più considerazione visto che gli ho fatto un regalo. Ci sono rimasto male, ragazzi, mi sono pure impegnato per trovare tutti gli accessori. E mi ricambiano così. Ma d'altronde nella vita, quando uno fa le cose, non bisogna mai aspettarsi niente. Altrimenti poi ci rimane sempre male. A mali estremi, estremi rimedi. Vediamo come reagirà la nostra paperella. Ovviamente, ragazzi, l'acqua è molto bassa, quindi non penso ci siano problemi. Piano piano, Piano piano, paperella, non avere paura. Non avere paura. Qua, qua. Guardate, ragazzi, che bellissimo questa scena, guardate come fa. Che bello. No, non ci posso credere, finalmente ho realizzato il mio sogno. Avere una paperella nella piscina delle paperelle. Che bello, ragazzi, guardate quanto è bella. Adesso sì che sei una vera paperella, in tutti i sensi. Comunque, ancora è molto piccola, ragazzi, e come avete visto l'acqua è veramente bassa. Però probabilmente, quando sarà più grande, sarà lei stessa ad andare qui dentro per rinfrescarsi. Ragazzi, non ci posso credere, dopo qualche tentativo, la paperella ha deciso di fare il bagno. Guardate come si sta divertendo, ragazzi, sta cercando di beccare praticamente le conchiglie che ci sono sul fondale. Ed è una scena incredibile, ragazzi, mentre i due pulcini se la spassano da questa parte. La paperella, guardate, è incredibile, sono felicissimo. Devo dire che sono anche molto emozionato, guardate, si sta rinfrescando. Guardate come fa, pazzesco, ragazzi, è andata via, guardate. Adesso si asciuga per bene, perché è una paperella di tutto rispetto. E i pulcini invece ignorano la piscina, anche perché secondo me a loro non piace. Ragazzi, quello che ho appena visto è veramente sensazionale. Se vi ricordate, qualche anno fa praticamente ho fatto la stessa cosa con i miei coniglietti, però loro erano più piccoli ed erano molto più schivi. Non gli piaceva l'acqua perché i coniglietti
clienti di base non amano tanto l'acqua. Mentre la paperella inizialmente era diffidente solo perché c'ero io. Appena io mi sono allontanato, lei subito si è fiondata all'interno dell'acqua. Come sta facendo in questo momento. Infatti in questo momento sta praticamente bevendo dalla piscina, perché l'avrà scambiata per una borraccia. Guardate ragazzi, in questo momento si sta asciugando. Guardate che bella ragazzi, guardate che bella! La mia paperella sprint! Comunque, come potete vedere, l'acqua non è più pulitissima, perché ovviamente ci hanno messo dentro le zampine che erano sporche un po' di terra. Però tutto sommato, dai, diciamo che è andata molto bene. Non mi aspettavo questa affluenza. Ovviamente ragazzi, sono ancora in cerca di un nome, quindi mi raccomando, fatevi sotto nei commenti, scrivetemi un nome bello. Se volete potete anche scrivermi su Instagram, seguitemi, scrivetemi lì e mi fate sapere il vostro nome, perché voglio scegliere un nome veramente memorabile. Magari fatevi anche un giro nei commenti, così se c'è qualche nome che vi piace potete anche mettere un pollicino al commento, così lo vedrò ancora prima. Sapete qual è la cosa bella? Che praticamente lascio la gabbietta aperta, no? Così loro possono entrare e uscire. Il pulcino, quello giallo, quello piccolo, cioè più piccolo, ecco, si diverte a fare questo genere di movimento. Mentre la paperella se ne sta lì, praticamente, guardate. Pure strana sta cosa, guardate come muove il collo, ragazzi. È pazzesco, ma perché fa così? Ovviamente devo ancora imparare i loro comportamenti, devo studiarli bene. Anche perché, ragazzi, io non ho mai avuto una paperella, però vorrei essere efficiente al massimo. Guardate come muove la coda, ragazzi. È pazzesco, è la cosa più bella che io abbia mai visto. In questo momento vorrei io fare un bagno in quella piscinetta. Peccato che è troppo piccola. E voi cosa ne pensate? Dovrei montare anch'io una piscina? Fatemelo sapere qui sotto in un commento. Da un giorno all'altro potrei avere uno scatto di pazzia e fare una piscina anche per me. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciare. Per questo video di oggi è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao! Wow!